Da Pechino abbiamo fatto un viaggio in treno di 2 giorni verso sud e siamo arrivati nella provincia dell'Honan, che significa a sud del fiume, il fiume giallo nel centro della Cina. Questo è il distretto di Linshan. I cinesi non nascondono la povertà contadina di questa provincia. L'Honan è la provincia dove si formarono i primi stati cinesi 25 secoli fa. È la capitale del frumento e del mais, il granaio della Cina. Ma soprattutto l'Honan è la regione dove per la prima volta nel 1958 avvenne il passaggio dalle cooperative alle prime comuni agricole popolari. Ogni comune è divisa in brigate di produzione e ogni brigata è divisa in squadre. Ogni lavoratore riceve un piccolo salario annuale in denaro e una quota di cereali sufficiente ai suoi bisogni, anche ai bambini. Ai vecchi che non possono più lavorare è garantita la casa, il cibo, i vestiti, l'assistenza medica e una somma per le spese di sepoltura. L'orgoglio di questa provincia è il canale Bandiera Rossa. È stato scavato a mano per 1500 chilometri e porta le acque del fiume Changgu fino a questo lato delle montagne. Un tempo qui l'acqua, dicono gli uomini che vi abitano, era più rara del petrolio.
30.000 uomini che vengono celebrati come gli eroi di Lin Shen hanno impiegato 10 anni a farsi strada nel granito. Hanno rimosso 17 milioni di metri cubi di roccia, costruito dighe, serbatoi, acquedotti, tutto con utensili elementari. Lin Shen è celebre oggi in Cina come la prima montagna socialista. La casa e gli attrezzi di lavoro sono l'unica proprietà privata. Tutto il resto è dello Stato. Abbiamo chiesto di visitare uno dei villaggi del distretto, Tazaituan, 1628 abitanti. Il cortile è una piazza comune sulla quale si affacciano i servizi: il deposito degli attrezzi, il magazzino del Gran Turco, il mulino, il sarto. Nel cortile si affaccia anche la sede del comitato rivoluzionario che guida la brigata del villaggio. Oggi è giorno di seduta. I 9 membri del comitato, dopo il lavoro, si incontrano intorno alle tazze del tè. Il presidente si chiama Ma Yongzi, ha 34 anni, ha fatto la scuola media, è contadino. Leggono qualche frase dei pensieri di Mao e da quella avviano una discussione. È maggio, la mietitura è vicina, ma bisogna già pensare alla semina d'autunno. Non
Gli altri dicono che soltanto se si fa bene prima il lavoro ideologico si possono fare poi bene tutti gli altri lavori. E dall'ideologia si torna a parlare della aratura, del taglio dell'erba, della cernita dei semi. Ora che la riunione è finita, il presidente e il vicepresidente si incamminano per andare a trovare una famiglia del villaggio. E questa è la scuola del villaggio. Dal giorno della rivoluzione maoista ad oggi, la popolazione è raddoppiata. Pochi emigrano verso la città e quei pochi sono designati da un'assemblea dell'intero villaggio. Mm-hmm.
Eccoli arrivati in casa della famiglia che li aspetta. Oggi non c'è un problema grave da discutere, ma se fosse necessario il comitato avrebbe pieni poteri. Ci dicono che può persino concedere i divorzi, ma aggiungono che l'occasione è rara perché qui in campagna i coniugi raramente si dividono, perché raramente litigano. Oggi comunque si parla del raccolto e della semina, di un trattore che bisogna comprare, dell'orzo e dei fagioli. La camera da letto. Durante l'inverno il fuoco viene acceso in questi buchi. I mattoni si riscaldano e mantengono il calore per tutta la notte. I sentimenti e i dolori sono quasi invisibili in Cina, circondati dal pudore e dal riserbo. Abbiamo chiesto di vedere un funerale, ma ci è stato risposto che il lutto è un fatto privato. La Cina è un paese senza cimiteri. Lo Stato raccomanda la cremazione, ma in campagna ancora si seppelliscono i morti. Ciascuno può chiedere di essere interrato dove vuole e generalmente il permesso è accordato.
Viaggiando in un'altra parte del distretto di Linshan, vediamo un assembramento insolito che ci incuriosisce. Chiediamo di fermarci, ma le nostre guide fanno finta di non sentire. Allora scendiamo dalla macchina e insistiamo per girare. Ci rispondono: se veramente volete girare, fate pure, ma ci dispiace. Abbiamo girato lo stesso, come potete vedere. Questo è uno dei rari mercati liberi, dove cioè i contadini vendono o scambiano i loro prodotti personali. Il raccolto di un piccolo orto, un maiale, un cappello di paglia, una lama di zappa. È l'unica smagliatura nel rigoroso collettivismo di tutto il territorio e le autorità lo tollerano appena, ma ci dicono che è solo un'economia marginale, fatta di pochi spiccioli. Ora siamo saliti in montagna, siamo entrati senza preavviso in un villaggio. Sembra abbandonato, deserto. La prima cosa che attira la nostra attenzione è un giornale murale. Quando ce lo traducono abbiamo una sorpresa. È scritto in un cinese perfetto e contiene una protesta contro uno sconfinamento delle truppe indiane in territorio cinese. Il presidente del villaggio ci ha dato il permesso di entrare con riluttanza. Ora ci precede preoccupato. Le facciate delle casupole sono coperte di scritte fantasiose. Dicono ad esempio: i raggi del sole rosso risplendono per mille autunni. Oppure: bisogna abbattere l'egoismo, criticare il revisionismo. O ancora: auguriamo con rispetto al presidente Mao di vivere una vita senza fine. Questi cinesi non hanno mai visto un occidentale. Ora cominciano ad affacciarsi sulle soglie sorpresi, intimoriti, curiosi. Non resistono alla tentazione di tornare a guardare. Continuiamo a filmarli
ma presto ci accorgiamo che gli stranieri, i diversi, siamo noi. Al di qua della macchina da presa, restiamo per loro come oggetti sconosciuti e forse per loro anche un po' ridicoli. È un colpo duro per il nostro orgoglio di europei. Per un quarto dell'umanità siamo così sconosciuti da incutere timore. I nostri occhi sono tondi, i capelli ricci, i nasi lunghi e ossuti. La pelle sbiadita, i gesti stravaganti, le fogge dei vestiti goffe. Sono spaventati ma cortesi. Temono di offenderci anche fuggendo. E perciò esitano, restano finché possono davanti all'obiettivo, spesso impietriti e immobili. E così per tutto il tempo di questa nostra irruzione nel paesino montanaro ci troviamo davanti a una galleria di visi attoniti, ma non leggiamo mai ostilità nelle loro espressioni. Il presidente vorrebbe mostrarci tutto in ordine e insieme vorrebbe spiegare alla sua gente chi siamo, cosa vogliamo. Per tutto il tempo che resteremo qui, farà cenno ai vecchi e alle donne, specie a quelle malvestite, di nascondersi. Siamo scesi ancora più a sud, nella vallata dello Yangtze Kiang, il grande fiume che irriga il centro della Cina e lo rende fertile. Questa comune agricola è alla periferia della città di Suzhou. L'esperimento delle comuni, passate attraverso entusiasmi e delusioni, continua. E queste cellule agricole sono ancora oggi l'ossatura dell'economia rurale cinese. Thank you.
La Cina vive sui fiumi e sui canali. Le prime forme di centralizzazione statale o di collettivismo in Cina nacquero proprio per la necessità di costruire e mantenere queste reti di canali e di chiuse così preziose ma così vulnerabili. E gli storici della Cina vedevano i segni dell'imminente decadenza di una dinastia quando i suoi imperatori trascuravano i corsi d'acqua.
Siamo venuti a Suzhou quasi per caso e abbiamo scoperto una città bellissima, percorsa da un intreccio di canali poco diversa da come doveva essere al tempo delle sue lontane origini. Suzhou, a noi naturalmente, ha ricordato Venezia. Ha una storia antica. Era la sede di sovrani guerrieri. Da quasi 1000 anni le sue sete sono le più pregiate di tutta la Cina. Quando Marco Polo arrivò qui, fu colpito dal grado di civiltà dei suoi abitanti, che già usavano la carta moneta, tessevano broccati, coltivavano le lettere e la medicina e avevano 6000 ponti di pietra così alti che sotto ciascuno di loro può passare una galera e forse anche due galere insieme. Oggi è una città di commercio, di fabbriche, di vita laboriosa. Come in tutte le città della Cina, donne o vecchi si prestano volontariamente per regolare il traffico o per mantenere l'ordine.
Questo è il migliore ristorante della città. Per pochi centesimi di yuan si mangiano spaghetti e focacce. Spaghetti e fettuccine autentiche, in salsa di soia. Non è facile accettare l'idea che i cinesi abbiano inventato tutto, anche le fettuccine. Ma Su Ciò è celebrata soprattutto per i suoi giardini. I ricchi mandarini, i funzionari della corte, se li facevano costruire per passarvi i loro ultimi anni di riposo e di pensione. Sono labirinti di pietre, acque, canali, ninfee, tempietti. Portano ancora i segni della vita appartata e aristocratica che vi si svolgeva, delle discussioni intellettuali, della nostalgia della natura.
Ogni finestra, ogni roccia ha un significato. E anche i nomi di questi giardini ce lo dicono. Si chiamano Giardino dell'Armonia o Giardino della Politica dell'Uomo Semplice. Non è facile in Cina entrare in un tempio buddista. Quasi sempre i templi sono chiusi, proibiti, e non raramente sono dissacrati o trasformati in fabbriche. È difficile anche capire se ogni sentimento religioso sia davvero scomparso in un paese in cui la storia e il pensiero sono stati per molti secoli condizionati dalle idee e dagli insegnamenti di Buddha e di Confucio, e in cui il potere imperiale si confondeva con quello divino. Ma oggi questo tempio del Giardino dell'Ovest, qui a Suzhou, si visita come un museo del passato, conservato come una curiosità. Cinquecento statue. Tutte rappresentano il volto di Buddha in altrettante incarnazioni fantastiche e simboliche. Le molte facce della stessa divinità presente in ogni momento della vita. Una specie di culto della personalità d'altri tempi. Thank you.
Un tempo Nanchino era una capitale corrotta, la sede della fastosa corte dei Ming. Oggi è una città industriale, un centro economico che ha vissuto da protagonista le vicende della guerra civile e della rivoluzione comunista. Questo vecchio quartiere, nel centro della Nanchino più antica, una volta era il rifugio del furto e della prostituzione. Il quartiere ha un suo ambulatorio, lindo ed efficiente. Solo che ogni paziente viene curato con gli aghi e con le erbe mediche, elementari sostegni di una medicina povera. Queste sono piante medicinali. Curano l'influenza, la tosse, la febbre, le malattie della pelle, la malaria, la pressione alta, le malattie del fegato. Pochi sono i monumenti rimasti intatti a Nanchino, qualche giardino, qualche pagoda restaurata. I palazzi delle dinastie meridionali, i monasteri, tutto è caduto in rovina. Thank you.
Il monumento di cui Nanchino è più orgogliosa è recente ed è fatto d'acciaio. È il ponte sullo Yangtze Kiang. È lungo 6 chilometri. 50.000 operai hanno impiegato 8 anni per costruirlo. Il ponte è un'opera maestosa che unisce le due sponde del fiume, avvicinando le due metà della Cina che fino a ieri erano separate. Sulla piazza principale dedicata al popolo di Nanchino filmiamo la fatica, il lavoro quotidiano. Thank you.
Forse quello che fa Nanchino più orgogliosa sono le scuole. Ogni quartiere ha un asilo nido, diretto dal comitato rivoluzionario. La Cina è un paese di giovani, metà dei suoi abitanti hanno meno di 20 anni. Ma i bambini sono i protagonisti. Li educano fin dai primi anni a vivere in comunità. Sono quieti, obbedienti, raramente fanno capricci. Thank you.
Nelle classi, fin dall'infanzia, la base dell'insegnamento è sempre il pensiero di Mao, la sua lingua, l'esempio delle sue gesta. «Sono un fiore d'oro del girasole», dice una canzone. Poi continua, «e il fiore si gira seguendo il sole rosso della rivoluzione». Oh, Nancy!